Il comune di Cattolica non ha avuto rispetto per il parco San Bartolo. Possiamo sintetizzarlo così il comportamento tenuto dalla città romagnola, che per promuovere due eventi organizzati dal 25 settembre al 3 ottobre ha utilizzato maliziosamente alcune immagini del San Bartolo e di Gabicce. La campagna pubblicitaria, avviata dal comune di Cattolica, ha dunque usufruito di due territori marchigiani senza permesso e senza aver confrontato prima l'amministrazione. Un comportamento decisamente non corretto è quanto sostenuto dal sindaco di Gabicce, Domenico Pascuzzi, che è venuto a conoscenza delle immagini sfruttate dalla propaganda solamente dopo la pubblicazione. Il mio pensiero, ribadisco quello che poi ho scritto nel mio post di ieri, a cui poi naturalmente è stata preceduta ieri, prima del post, che poi una lettera ufficiale al Comune di Cattolica, in cui ribadisco quello che poi ho riportato nel post, che ho mandato poi, che ho preparato ieri, ma che ho mandato questa mattina quando gli uffici comunali erano aperti. E sostanzialmente rimango sconcertato da come, in maniera ingannevole, il Comune di Cattolica abbia utilizzato l'immagine del Parco del San Bartolo spacciandolo come territorio di Cattolica. Va benissimo fare eventi assieme, già ne facciamo, l'abbiamo fatto nel passato. Quello significa essere collaborativi e condividere le cose, però poi vedere un evento di questa entità, di cui non so nulla se non un incontro che c'è stato soltanto qualche mese fa con gli organizzatori. Vedere a distanza di diversi mesi, no, la promozione che è partita in pompa magna ieri, di video, foto che ritraggono Gabice Monte e San Bartolo come Cattolica Emilia Romagna, fa arrabbiare, perché proprio c'è stata una completa mancanza di rispetto fra le istituzioni. Proprio parliamo dell'ABC dell'amministrazione questa, quindi, però siccome non sono nuovi a questi fatti, perché qualcosa di similare è successo anche con l'amministrazione comunale di San Giovanni Marignano, quindi forse qualche domanda se la devono porre loro su cosa significa essere corretti e rispettosi delle istituzioni. Quindi se si vuole collaborare non è questo il metodo, a mio avviso, di avviare una collaborazione. Probabilmente loro hanno tenuto il patrocinio del Parco San Bartolo, ma il Parco San Bartolo, dimenticandosi che è dei comuni di Gabicemare e di Pesaro, e quindi non hanno mandato alcuna richiesta di patrocinio né al comune di Gabice né al comune di Pesaro, quindi hanno cercato forse di bypassare lì, lavorando un po' sulla buona fede del presidente Mariani, che da me interpellato ha confermato la scorrettezza dell'operato dell'amministrazione comunale, tant'è che valuteremo se ritirare come Parco San Bartolo il patrocinio che è stato concesso. Quindi questo in sostanza. In conclusione, mi aspetto almeno delle scuse ufficiali da parte dell'amministrazione comunale di Cattolica. Poi, dopodiché, vediamo se ci sono i presupposti per lavorare in maniera condivisa su questi eventi.